ne riposa. L'anno scorso la situazione sanitaria non ce l'aveva consentito, ma quest'anno abbiamo voluto fortemente onorare la sua memoria e quindi ritrovarci qui insieme. E nei nostri inviti abbiamo messo anche il logo Vicenza, capitale della cultura, e il fatto che le istituzioni, sia diciamo politiche, sia culturali, si siano unite proprio per rimarcare questa posizione della nostra città nel contesto italiano, dimostra che insomma abbiamo le qualità e la forza per farlo. Siamo reduci tutti anche di giorni passati ad Asiago per ricordare, onorare diciamo la grande figura di un altro scrittore vicentino, Mario Rivoli Sterre, e anche Chiara Vicentin, il professore Gaetano Tieni, hanno fatto le loro relazioni, sono state giornate indimenticabili, quindi abbiamo tutte le caratteristiche di capitale della cultura italiana. Oggi con noi abbiamo anche la gradita presenza della famiglia di Neri Pozza, che porterà le proprie testimonianze. E naturalmente voglio ringraziare anche in prima persona, oltre che il giornale di Vicenza e Nicoletta Martelletto, che sono i motori di questa iniziativa, anche Angelo Colla, che direi fa parte della famiglia nostra, di tutte le istituzioni, dell'Accademia Olimpica, della famiglia di Neri Pozza. Quindi insomma siamo veramente una bella squadra. Io quindi ringrazio tutti voi che avete accettato l'invito, ringrazio soprattutto le altre istituzioni culturali che assieme a noi hanno organizzato questa giornata molto bella. Io mi fermo qua e passerei la parola o al professor Gaetano Tieni o a Chiara, decidete voi. Non so quale sia, la cavalleria credo che sia di parlare per un io io saluto e basta perché parlerò dopo. Ecco, allora prego, professoressa Chiara. Allora io veramente dico solo un buongiorno a tutti voi, perché poi dialogherò con i nipoti di Neri Pozza, quindi come dire insomma ci sarà modo per me per parlare o comunque insomma per parlare insieme a loro. E io dico solo grazie, continuamente grazie che ogni anno si ricordi questo grande personaggio, personalità, artista, scrittore, editore, e il segnale che diceva il vicepresidente sul fatto che l'amministrazione ha voluto inserire all'interno di questo appuntamento anche il logo di Capitale della Cultura, candidato ovviamente per Vicenza, sta a significare quanto una persona e una città in nome della cultura fossero fortemente legati, e questo appunto era Neri Pozza. E ringrazio anch'io personalmente Nicoletta Martelletto, perché come giornale di Vicenza e anche come società Atesis che gestisce la Neri Pozza Editore, sono ancora fortemente legati a questa questa personalità, e quindi tutti noi abbiamo il dovere di ricordarlo. Quindi volevo solo dire un grazie e ci sentiamo alla fine. Grazie. Grazie a te. Grazie Gaetano. Ah, bene, benissimo. Bene, nell'ufficio di presidenza dell'Accademia Olimpica ci sono alcuni ritratti e fotografie di grandi della storia dell'Accademia stessa, no? Ebbene, quella gigantografia di Neri Pozza forse è la più significativa e la più bella che io adoro. Chi sono le altre? Beh, sono dei personaggi mica da poco. Tanto Goethe, che ha fatto quella famosa visita e di cui ha lasciato traccia nel suo viaggio in Italia nel libro. Però c'è Bandini, c'è Celesio, che abbiamo voluto, c'è addirittura Faggina anche tra l'altro, c'è Fogazzara. Oh ragazzi, è un primo piano che gli si è dato. Bene, ma è meritatissimo. Vorrei aggiungere questo. Io vorrei sapere quanti di voi hanno visto la sua tomba. Alzi la mano chi ha visto la sua tomba.
Ecco, immaginavo, sono pochissimi, ma è una delle cose più spettacolari che esistono qui a Vicenza di arte moderna. È stato Mario Botta, il ticinese, che l'ha fatta, no? E dico che ha un significato enorme, perché se io dovessi citare il cardinale Bessarione, cosa diceva il cardinale Bessarione ai tempi 1470, quando era stata appena inventata la stampa? Le tombe non hanno nessun senso se non si lasciano in vivo. Io trovo che sia fantastica, è proprio su sua misura, a mio avviso, no? E quindi io l'invito che vi faccio è proprio questo. Adesso però vi devo dire qual è il libro che mi è piaciuto di più. Quello che ho letto da ragazzo, Il processo per l'eresia. Il processo per l'eresia mi ha veramente illuminato e io vorrei leggervi quel famoso passo. Il processo per l'eresia prende questo nome per il processo che l'Inquisizione fece a Paolo Veronese, il Cagliari, perché nel dipingere la ultima cena, era stato commissionato per questo perché c'era stata bruciata la precedente, e beh, ovviamente lui si permetteva ovviamente dei liberi arbitri. Posso leggervi due righe perché veramente c'è tutto qua dello spirito della libertà. Dice: mi è stato detto dal reverendo priore, questo è l'inquisitore di Santa Nipola, chiamato qui, che Vossignoria gli aveva dato commissione di farmi fare nella mia cena, questo no, è Paolo Veronese che parlava, al posto del cane vicino alla tavola, state attenti, alla Maddalena inginocchiata. E cosa ci sta a fare il cane? Ci stava giustamente la Maddalena, sentite cosa gli dice lui. Gli rispondi che ben volentieri avrei fatto questo e tante altre cose. Ma sentivo che la Maddalena non stava proprio bene e che per profumare i piedi al nostro Signore doveva mettere la testa sotto la tovaggia. Questa la trovo fantastica come scusa. Va bene, io credo che lui preferisse mettere il cane che la Maddalena. Ma che cosa rappresenta il vostro quadro? L'ultima cena di Gesù Cristo con gli apostoli. In questa cena che avete fatto, che cosa significa l'uomo che esce il sangue dal naso? Vabbè, dice, ha un servo colpito da una botta, è capitato questo accidente. Cosa possiamo dire se centrale con l'ultima cena? No? E poi l'altro, l'inquisitore. E che cosa vogliono dire i due tedeschi armati di Lambarda? L'avete presente, immagino, no? Beh, dice il reverendo inquisitore, qui bisogna che dica 20 parole. Adesso vi dico, le dica, e vi dico soltanto la prima parte. È molto significativo che Neri Pozza abbia scelto questo, diciamo, processo per eresia, e gli ha dato il titolo, che coinvolgeva appunto Paolo Veronese. Noi altri pittori ci pigliamo delle licenze che si pigliano i poeti e i matti. Io trovo che sia straordinaria questa affermazione. Beh, come si è risolto? Certo, non l'hanno messo in prigione, gli hanno fatto cambiare titolo, non più Ultima Cena, ma Cena a casa di Levi. Ecco, mi fermo qua. Ero ragazzo e mi sono innamorato di Neri Pozza. Grazie. Allora, chiamo... si sente? No. Nicoletta? Ah, ecco. Nicoletta, prego. Allora, Nicoletta condurrà un po', diciamo, tutti gli interventi. Saluto anche il professor Cavalli. Sì. Veramente grazie per la presenza. Prego. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Chiamerei anche vicino a me Angelo Colla, perché interverrà con noi. Ringraziamo l'Istituto di Storia di averci ospitato. Allora, quando a settembre la laboriosissima e attivissima Presidente della Bertoliana mi ha telefonato e mi ha detto cosa facciamo quest'anno per il 6 novembre, e ho detto certo, qualcosa facciamo di sicuro. Perché per noi della società Artisis, che è proprietaria della casa editrice Neri Pozza, oltre che di quotidiani, televisioni e radio, è una sorta di dovere morale ricordare la figura di Neri Pozza. Perché intanto ce lo troviamo quasi tutti i giorni, noi in fotografia all'ingresso
l'edificio della Mary Coach al primo piano del nostro edificio e quindi che ci guarda. Secondo, perché il rapporto con la casa editrice è diventato molto stretto negli ultimi 2-3 anni e collaboriamo intensamente non solo nella promozione editoriale, ma proprio anche nella conoscenza dell'attività di questa editrice che è posizionata in modo molto importante oggi sul mercato editoriale italiano, una fisionomia molto incisa che si deve in parte proprio allo stile del suo fondatore, ma non fa dei libri qualunque. Questo è il segno, diciamo, più interessante di questa editrice. Quindi ci sentiamo in qualche modo coinvolti nel ricordo di Mary Coach e soprattutto del fatto che lui è sempre stata una persona critica. L'esercizio della critica è quello che guida anche il nostro lavoro di giornalisti. E quindi è per noi uno stimolo, ecco, andare ogni tanto ai suoi scritti, proprio perché ci riporta a una dimensione vera e costruttiva del racconto della vita di una città, di una provincia. Allora, nel progettare questo incontro, pensavamo di andare a qualche cosa che fosse nuovo e nello stesso tempo che andasse a raccontare qualcosa di diverso della sua vita. Non siamo riusciti quest'anno ad organizzare le scuole come è avvenuto negli ultimi 2-3 anni per pandemia, però non abbiamo voluto rinunciare a questo incontro e siamo grati di essere qui perché questo non è un freddo luogo di congressi e di convegni, è un luogo, come vedete, di lavoro e di ricerca. No? C'è un clima diverso nel fare gli incontri qui, è un luogo vissuto, ecco, quindi ringraziamo molto la Fondazione di averci ospitato. La coincidenza appunto era quella dell'uscita per l'editrice Manuzio di un inedito che è stato curato da Marco Cavalli, che poi ce lo presenterà, e un inedito che era nelle mani di Angelo Colla. Angelo Colla è stato, conoscete tutti, il collaboratore più stretto di Mary Coach, colui che ha avuto in mano tutte le carte dopo la sua scomparsa, che in qualche modo ha tenuto in vita l'editrice quando l'editrice ha avuto un momento di difficoltà, di ricerca di un'identità diversa, e quindi gli siamo riconoscenti per tutto il materiale che è riuscito a conservare, coltivare e anche a far pubblicare dopo il 1988. E quindi oggi partiamo proprio da questo. Ci sono stati molti inediti, diversi inediti, nell'archivio Mary Coach che Angelo ha setacciato, coltivato, conosce benissimo, e alcune cose sono anche state pubblicate postumi. Tra le cose più belle per me in assoluto c'è stata la raccolta di lettere, il ritratto di Elia Sguaretti che è uscito qualche anno fa per la Mary Coach, che le dà una dimensione intima, quasi a volte di difesa, ecco, nel racconto dell'affetto per questa donna. E quindi ad Angelo chiederei quanti e quali inediti ha avuto tra le mani e come ha affrontato il tema di governare le carte di Mary Coach. Grazie Angelo. Grazie. Grazie. Io leggerò un breve intervento, sono 16 minuti, perché altrimenti mi perdo, ripeto le stesse cose. Quindi. Io ho avuto una giovinezza piena di miserie, angustie e mortificazioni. Quando sei arrivato tu, le cose sono cambiate. Io sono uscito dal mondo degli artigiani e dei ceti operai e sono entrato in quello della cultura. L'io è quello di Mary Coach, il tu corrisponde ad Antonio Badolini. La citazione è tratta da una lettera inedita in cui Coach ricorda a Badolini il momento iniziale della loro amicizia. 1929, Mary Coach ha 17 anni, Badolini ha 19 anni. E ricorda l'importanza che ebbe quell'incontro per il resto della loro vita. Il mondo degli artigiani e degli operai, da cui Coach dice di essere uscito, è quello delle botteghe di scultura di Val Merlara,
a Vicenza, dove aveva cominciato a lavorare a 14 anni. Il mondo della cultura, dove dice di essere entrato, è quello della letteratura, a cui Barolini, aspirante poeta allora, si era da poco affacciato grazie ai contatti con qualche critico fiorentino e romano. E tuttavia l'entrata in questo nuovo mondo, perché per Pozza era proprio un nuovo mondo, Pozza la compie con lo spirito e le modalità dell'artigiano. Vi entra non dalla porta della teoria, ma da quella della pratica, cominciando cioè a misurarsi subito con la scrittura e innanzitutto col racconto. Le sue primissime prove risalgono a quel 1929, come annota lo stesso Pozza in una sua inedita pagina di diario. Queste sono parole di Pozza. Forse durante la mia malattia, postumi di una stagione di calcio del 29 sotto la pioggia e al freddo di quell'anno, mi bastò il tempo per pensare e fu allora che cominciai a scrivere le mie prime storielle e cronachette pubblicate dal quotidiano locale. Ma l'incoraggiamento e l'aiuto concreto a continuare seriamente gli venne da Barolini. Caro Neri, gli scrive l'amico il 14 marzo del 34, malgrado molti difetti, e lo sottolinea, sono contento di te. Credo francamente di non essere ancora riuscito a scrivere qualche cosa di così maturo come il tuo ambulatorio, che io non ho ancora provato. Ne provo sana invidia e molta consolazione, credilo. Unico rammarico è il fatto di sentirmi io stesso troppo fuori della vita, nei tuoi confronti. Se stasera vieni, ti dirò i difetti di base. Anche grammaticalmente sei migliorato. Ti so dire che anche Trombadori era un giornalista e un critico d'arte di Roma, quindi antifascista, scrittore protagonista, ha trovato del buono, sottolineato, nel tuo lavoro. Sei contento? Da allora, 1929, fino al 1988, per più di mezzo secolo, Pozza non smise di scrivere racconti. Credo che ne abbia pubblicato qualche centinaio, comparsi su giornali locali, nazionali, riviste letterarie, in antologie miscellane. Sono tutti racconti che pescano dentro la vita, per usare i termini di Barolini, costruiti cioè attorno a fatti e personaggi reali, eventi familiari e sociali, della cronaca e della storia. Anche la maggior parte di decine e decine, se non centinaia anche qua, di altri articoli di critica artistico-letteraria scritti da Pozza nel corso della sua vita hanno il tono dei racconti per come sono messi in scena i personaggi e per come è orchestrato il montaggio delle azioni. Si potrebbe dire che Pozza scrittore è essenzialmente uno scrittore di racconti, più o meno lunghi, che potevano circolare prima da soli e poi essere riuniti per analogia di temi e di protagonisti, in sillogi a formare dei libri. Cosa che Pozza fece a partire da Processo per eresia, appena citato dal Presidente Tieni. Il suo libro d'esordio, 1969, esordio di uno scrittore di libri, non mi racconto, composto con storie di personaggi dell'arte rinascimentale italiana, Giorgione, Aretino, Bassano, Veronese, Palladio, e altri legati al tema dell'eresia o al sospetto di eresia e comunque alla concezione che l'arte è di per sé eretica perché non inquadrabile in schemi ideologici e religiosi. Ai racconti di Processo per eresia si seguirono quelli della Putina greca, poi le storie dei due libri furono riunite in un terzo libro intitolato appunto Storia veneziana, poi seguì un quarto, Le luci della peste, che concluse quel ciclo innovativo nella letteratura italiana, innovativo perché erano le prime storie di artisti, biografie diciamo romanzate, e innovativo anche per il linguaggio, perché era un insieme di italiano regionale e dialetto veneziano, anzi dialetti, più dialetti del Veneto. Ma anche la biografia di Tiziano è un insieme di capitoli racconto autonomi. Anche quello fa una biografia di Tiziano
prendendo dei racconti che aveva scritto singolarmente e montandoli e orchestrandoli. L'altro grande filone di narrativa praticato da Neri Pozza è quello della memorialistica autobiografica, cui Pozza dedicò soprattutto l'ultimo decennio della sua vita, convinto che fosse un preciso dovere narrare con onestà i fatti della storia civile, sociale e politica di cui un intellettuale fosse stato testimone, non per sentito dire, testimone. La memorialistica di Neri Pozza iniziò con Commedia familiare e continuò con Una città per la vita. Anche questi libri sono composti da unità modulari che possono essere riprese e sviluppate passando dall'uno all'altro. In Commedia familiare, le memorie personali di Pozza, che si nasconde sempre quando parla in prima persona come dietro il nome di Salvatore. Sono mescolate le memorie di una città di provincia cattolica, ma di riferimenti socialisti, che si rassegna alla fine della libertà e che tra il 21 e il 32 si consegna ai fascisti. Quello che è il secondo, Una città per la vita, invece, si ritorna un po' indietro cronologicamente, si riparte dal 1878 e si arriva al 39, ma sempre il tema è la città e la famiglia. Fare della propria esistenza un esempio morale, questo era l'impegno maggiore di Pozza, che dall'81 all'88, l'anno della sua morte, produsse 13 libri di memorialistica, spero che vuol dire più di uno all'anno, 13 in 10 anni, di cui soltanto 4 pubblicati in vita, e sono L'ultimo della classe, che copre gli anni 1916-34, cioè gli anni dell'infanzia, dell'adolescenza e della prima giovinezza, Il Pidocchio di ferro, riunisce 14 racconti del periodo fascista, personaggi, e poi ce ne sono due invece un po' minori, personaggi interpreti e ritratti vicentini, dove fa confluire una serie di profili di amici, collaboratori, autori della casa editrice. Come si vede, 4 libri pubblicati in soli 2 anni, ma i libri scritti, come vedo sopra, e finiti, erano molti di più. Quando Pozza muore, 6 novembre dell'88, di inediti ne restano 10. Quali le ragioni di un'attività memorialistica così intensa? Dapprima, la crisi seguita alla scomparsa della moglie nel febbraio del 1981 indusse Pozza a rifugiarsi nella scrittura. Lui dice: per fortuna che posso scegliere, posso scolpire, posso incidere, posso scrivere. Sceglie soprattutto di scrivere. Poi lo spettro di un morbo ai polmoni, un maligno, ridestatosi dopo anni, nel 1986, gli fece capire che il tempo della sua testimonianza si andava rapidamente esaurendo. In un appunto inedito di diario, datato il giorno del suo 74esimo compleanno, cioè il 5 agosto dell'86, scrisse: 1986, grande, punto. Anno prodigo di racconti e articoli, punto istruttivo, con le storie del periodo fascista, le botteghe di Valderrara, l'educazione cattolica. E aggiunge: sarei contento se non mi mancassero i mesi per abbozzare rapidamente la storia familiare di alcuni cattolici vicentini chiamati per nome e cognomi. Lui non usava pseudonimi per gli altri, li indicava, quindi hanno fatto bene. Erano meritevoli di lode, chi aveva fatto male li crocifiggeva. Sono i cattolici argentini chiamati in ore, e in effetti fece tempo a fissarli alcuni. Sono abbozzi rapidi, scritti non per essere pubblicati, ma a futura memoria, perciò estremamente sinceri, con giudizi precisi e talvolta rigidi. Virgolette, adesso cito tutto quello che c'è. Che ho trovato. Il primo è Mariano Rumor, scrive Pozza nel suo brogliaccio, così aveva intitolato la cartella che mi metteva dentro e dove si trovano ancora le cartelle che ho io. Era cartella che lui mi dava tutte le cose delicate, me le dava e mi diceva: portale a casa e conservale con attenzione, verrà il tempo, come era fatto con i diari della quaresima. Dunque, il primo è Mariano Rumor, 5 volte Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1969, ma che di letture moderne non sa nulla. Quando tornò da Roma, sempre Pozza descrive, con la nomina sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, investitura di De Gasperi,
La madre, abbracciandolo, gli disse: «Fiolo caro, te si proprio precipitato». Ricompaiono poi Guglielmo Capelletti, editore del Messalino, quello che c'era una volta nelle chiese, stampati in milioni di copie, e generoso donatore della Biblioteca di Architettura al Centro Palladio. Nelio Quattrin, suo cugino, che scrive: «Lotta contro i mulini a vento con l'obiettivo della riunificazione delle chiese e mette fuori di casa la figlia Teresa perché ha sposato un divorziato». Vittorino Veronese, il migliore dei cattolici vicentini, che lasciò Vicenza quando il Littorio gli fece il viso cattivo e approdò la presidenza del Banco di Roma. Eccetera, insomma. Ma non ci sono solo cattolici nel Brogliaccio di Ponte. Ci sono cenni e brevi profili di Licisco Magagnato, l'unico studioso che avrebbe potuto scrivere un grande libro sull'architettura vicentina da Palladio in poi, se solo avesse vinto la timidezza di amicisiana nella quale respira. Fernando Baldini, studioso di valore ma senza autorità nell'esercizio delle cariche accademiche, che insiste a scrivere poesie latine e affida la propria gloria, lui socialista, ai poemi in un latino per il certame Vaticano, era questa la regione, la posizione, e che insiste a scrivere poesie latine e affida la propria gloria, lui socialista, ai poemi in un latino che neppure i preti capiscono, ma non è capace di scrivere un libro sul poeta che ama di più, Ruzzante. Gigi Ghirotti, grande integerimo professionista, andatosi dai vivi fin troppo presto, autore di una biografia di rumor, generosa nel tono e nei dettagli, e di un libro sulla propria malattia, coraggioso e sereno. Mariangela Ghirotti, sua moglie, la più adorabile e disordinata di Vicenza, la donna più adorabile e disordinata di Vicenza, aveva natura e doti di scrittrice e produsse due libri per bambini, ma per seguire il marito prima nella professione e poi nella malattia dovette rinunciare agli slanci giovanili di attrice dotata in modo singolare. Antonio Pellizzari, giovane che prometteva prodigi e nel 45 sposato, commise una serie di sciocchezze, parte delle quali sono a carico della irreligiosità superstiziosa nella quale fu educato. Tony Giuliolo, che ha lasciato poche carte che non lo rappresentano e che Licisco e Meneghello hanno fatto bene a non pubblicare. Anche lui aveva la debolezza, come tutti noi allora, punto esclamativo, di scrivere poesie. E Filippo Sacchi, Guido Piovene e Parisi, emigrati a Milano perché, scrive Bozza, nessuno che avesse talento si fermava a Vicenza, mentre Piero Nardi aveva trovato il modo di sbarcare a Venezia a fare passacarte alla Cina. E Nalato, al secolo Giandauli, che vede troppo precoci per un paese provinciale come l'Italia, fino ai due protagonisti del libro che si presenterà fra poco, Achille Girotto e Virgilio Scapino. Di Girotto Pozza scrive: aveva cercato per tanto tempo un lavoro che non gli facesse far fatica. Così aveva tentato e poi smesso il lavoro di allevatore di trote e poi di cernista. E continua: Dio ti salvi, Achille. Dimmi tu quale è il lavoro non complicato o che si fa, come dire, da solo. L'agricoltore? Mi pareva tagliato a farlo. Quando uscisti dalla scuola pastore di Brescia, non c'era passo che facessimo insieme in una zona erbosa che tu non ti piegassi a terra per mostrarmi una pianticella, un fiorellino del quale mi sillabavi il nome in latino. Invece anche l'agricoltore ti è venuto a noia. Ecco la ragione per cui mi sentivo sicuro che un giorno o l'altro avresti afferrato la penna e ti saresti seduto comodo a scrivere. E questo è il contenuto dell'inedito di cui poi Cavalli parlerà. E infine Virgilio Scopino. Quando Virgilio uscì dal seminario e nelle ultime due settimane di guerra riparò a Vicenza, già portava l'abito del chierico. Finita la guerra non riprese il noviziato e fece il commesso nel Val di suo padre. Poi, scritto e pubblicato il chierico provvisorio, pensò di aprire una libreria e lo fece un po' disordinatamente, con conti che non quadravano, e tutto citazioni nel riposo, non è. Ma
caffettiere o libraio è il più bel soggetto di prete tagliato a tutto tondo. Prete come quando, quasi un secolo fa, il seminario e la parentela lo tagliavano ad uso di una parrocchia a sua immagine. Perché Virgilio sarebbe stato un buon prete, facile e indulgente nelle confessioni, rapido a celebrare le messe e gli uffici funebri a seconda del censo del defunto. Predicatore facondo la domenica e magari in talune circostanze anche minaccioso, ma con le porte dell'indulgenza aperte alle spalle. Sarebbe stato un buon prete, generoso col prossimo, pronto a soccorrere i parrocchiani, proprio perché aveva conosciuto da ragazzo il sapore della fame. Quanto alle alzate antelucane per andare incontro alle vecchiette che desideravano la prima messa quando nasce il sole, niente messe antelucane alle quali si assiste insonniti e stupidi. Avrebbe avuto un bel portamento di prete, atticciato e sorridente, di gesti alti, di parola chiara sull'altare e, fuori della chiesa, sarebbe stato sollecito di consigli ricchi di astuzia, quasi innocente e un po' perversa, che piace ai contadini. Sentite, questi sono foglietti di diario, di appunti. Si poteva fare dei libri anche con tutta questa roba. Ma lasciamo gli appunti del Borogliaccio e torniamo ai libri di Pozza fatti, finiti e rimasti inediti. Sono una decina, come ho detto, tanti quanti quelli da lui pubblicati in vita, tutti di argomento autobiografico. Quali le ragioni della loro mancata pubblicazione? Nessun editore avrebbe rifiutato un libro di Pozza e Cesare De Michelis insisteva per convincerlo a pubblicarlo con la Marsiglia. Non solo insisteva per convincerlo a pubblicarlo con la Marsiglia, ma insisteva per comprare la linea di Pozza. Tanto che Neri Pozza chiuse la porta. Ma Pozza aveva scritto le ragioni, aveva scritto i suoi libri di memoria per lasciare testimonianza, mi diceva, del proprio tempo e non per vanità e desiderio di successo in vita. Inoltre non voleva dare esca agli invidiosi, convinti che se uno fa molte cose, racconti, romanzi, incisioni, sculture, edizioni, non può che farle mediocremente. E finisco con un elenco allora delle cose inedite. 4 dei 10 titoli che erano rimasti inediti sono stati pubblicati postumi nel corso dei 30 anni seguiti dall'88 e dopo. E sono Gli anni ideali, sono sempre autobiografici, quindi bisogna stare attenti al periodo che coprono, perché tutti messi in fila poi lui copre la storia vicentina familiare, sociale e politica dall'80, dagli anni 80 dell'Ottocento fino all'88, quindi 100 anni di testimonianza. Gli anni ideali, cioè gli anni dal 27 al 41, gli anni della prima maturità di Neri Pozza con la sua adesione all'antifascismo. Libertà di vivere, in cui Pozza narra il periodo tra il 45 e il 46, il periodo della ricostruzione materiale e morale di Vicenza, la fine della dittatura e della guerra e il ritorno alla normalità. Terzo, frammenti di un discorso interrotto, cioè la storia del rapporto d'amore tra Neri Pozza e le Acquaretti durato dal 46 all'81. Tutti e tre sono stati pubblicati dalla casa editrice da lui fondata, cioè Neri Pozza. Un quarto, l'educazione cattolica, è stato invece pubblicato con una sigla editoriale a cura di Marco Cavalli. Cronologicamente copre gli anni 1915-1928 e completa l'ultimo della classe, che è stato ripubblicato insieme in quell'occasione. Con la mia sigla editoriale, però a cura di Puppi, è stata pubblicata anche una nuova edizione del Tiziano, perché avevo trovato una redazione ampliata e corretta e ampliata di Neri Pozza. Restano ancora inediti che cosa? 4 libri che secondo me sono ancora importanti e 2 o più che si potrebbero fare. Il primo, molto importante, Le botteghe di Wagner Rara, che ha per protagonisti gli scultori vicentini del laboratorio diretto dal padre di Neri, coinvolti nell'impegno socialista, nell'esperienza della prima guerra e nelle turbulenze del dopoguerra. Quindi gli anni sono dal 12 al 22, 1912. Poi Le storie di Italo Valenti e degli amici della mia vita, tra virgolette, li chiama così, tra il 1938 e il 45, sarebbero quelli che facevano parte del gruppo della Gaia Gioventù. Abbiamo fatto 2 anni fa un convegno.
Poi resta una cosa che ha la Biblioteca Bertoliana, non so se lo sa, una città per la vita, un manoscritto, trovo un manoscritto non completato, quindi è più però che un abbozzo, è scritto in forma teatrale e immagina due che partono dai nani e scendono verso la città e visitano tutti i luoghi che lui chiamava topici, perché potevano diventare luoghi di rappresentazione, luoghi teatrali. In un certo senso mette, fa dialogare i luoghi teatrali dei vicentini che mettono in teatro altri vicentini e Vicenza. È una cosa interessante, c'è anche un disegno iniziale, un abbozzo di scena, però deve essere trattato con molta cura appunto perché è incompleto. E poi, fino ad oggi era inedito Eliseo e altre persone fra città e campagna dopo il 45, di cui adesso si parlerà. Inoltre, fra i libri minori, c'è pensato, libri intendo pensati da lui, personaggi e interpreti, lui ne aveva pubblicato uno, poi aveva fatto una cartella e aveva messo dentro altri Morandi, Oppi, Martini, Medardo Russo, per fare un secondo volume. E poi un secondo volume di ritratti vicentini. E poi ci sarebbe quello che ho detto, cioè queste centinaia di articoli scritti come racconti che sono seminati ai quattro venti in tutti dai giornali sardi, a quelli romani, a quelli milanesi, al Gazzettino, alla Veneta Fascista, al giornale di Vicenza, a quelli del gruppo dell'Espresso, che potrebbero essere raccolti, organizzati per temi o per personaggi, e potrebbero dare, tantissimi scrittori fanno così, lui non l'aveva previsto perché ne aveva a bizzeffe da fare. Ecco, quindi c'è una massa di roba ancora che aspetta di essere, perché lui diceva che le persone una volta morte muoiono due volte se non si ricorda e se non si completa la sepoltura pubblicando le opere che hanno lasciato. Allora, grazie ad Angelo Colla di averci fatto parte di questa dimensione ancora inedita della vita di Neri Pozza e soprattutto di averci aperto delle finestre su quanto nel futuro potrebbe accadere con questi testi sui quali c'è necessità di lavorare. Uno di questi testi prende vita oggi in questo libricino che è un racconto lungo che è edito da Manuzio Editrice, una casa editrice vicentina che è entrata nel panorama dell'editoria da un paio d'anni, guidata da Francesca Marchetto, che poi ce la presenterà brevemente, e che devo dire è un racconto molto simpatico, ecco, che però, almeno a me, ha fatto l'effetto di sentir parlare sia nel protagonista sia nel suo interlocutore Neri Pozza come fosse allo specchio. Ecco. E Marco Cavalli, che è critico, è docente, è critico letterario e conosce benissimo i testi di Neri Pozza, adesso ce lo racconta e ce lo presenta anche identificando quali sono i protagonisti e interpreti di questo piccolo racconto che in realtà anche ancora una volta è uno spaccato di vita vicentina. Allora Marco, come hai affrontato queste 59 cartelle? Allora, grazie, buongiorno. Intanto io devo ringraziare Angelo Colla perché è stato il primo ad affidarmi il compito di curare un inedito di Pozza, che è l'Educazione Cattolica, che è un testo, io che avevo letto tutto di Pozza e amavo molto Pozza, ho anche potuto conoscerlo dall'80 all'88, ma certamente non lo reputavo un grande scrittore, cioè non rientrava tra l'Olimpo dei miei scrittori, perlomeno quelli locali, che io amavo o prediligevo.
Poi quando ho letto l'Educazione Cattolica è un libro bellissimo, sono stato lusingato di poterne curare la pubblicazione e mi sembrava di avere già ricevuto più di quanto meritassi. Poi invece ho curato anche un altro inedito di Pozza, uscito dall'editore Ronzani, che è molto importante ai fini della comprensione della sua scelta di diventare prosatore, e che è questo diario che comincia nel 63 e si interrompe proprio quando Pozza compie la scelta di pubblicare, di esordire con Processo per eresia. Il 63 era stato un anno incredibilmente fecondo per la Neri Pozza editrice, e proprio nel momento in cui il suo marchio editoriale stava conoscendo il periodo più fortunato, più prospero, Pozza, come spesso gli accadeva, perché era una personalità che non si lasciava mai condurre dagli eventi e voleva sempre avere la regia, puntò i piedi, no? Vedeva in questa, diciamo, questa esuberanza, in questo rigoglio del mercato editoriale italiano un segno non tanto di decadenza ma pericoloso, no? Una specie di imbastardimento della qualità. E non gli piacevano più tanto i libri che venivano prodotti, in particolare non gli piacevano i libri del suo protetto Goffredo Parise, perché voi sapete che Parise ha esordito con Pozza tra tanti autori che pubblicò, fu un talent scout instancabile, ma la sua più grande scoperta fu quella di prendere questo giovane che aveva scritto a poco meno di 18 anni un libro assolutamente anomalo, Il ragazzo morto delle comete, e pubblicarlo. E poi sapete che Parise nel 54 scrisse Il prete bello, che è stato il primo grande bestseller del dopoguerra. Quindi Pozza scrive anche per colmare un vuoto che lui avverte in quello che ormai si poteva chiamare mercato editoriale. Dicevo, il diario è importantissimo, è anche un testo che ha delle qualità letterarie, sebbene involontarie, perché Pozza appunto non lo aveva destinato alla pubblicazione, e io già dopo aver curato il diario, insomma, mi sentivo un po' come se fossi passato attraverso, come una salamandra, attraverso un fuoco purificatore. Niente, poi mi è capitata la fortuna che devo sempre a Angelo Colla, e vorrei anche qui ringraziare Elda Manica, che ha permesso a Manuzio di ristampare questo preziosissimo inedito, perché questo è un libro che doveva in origine uscire per il marchio di Angelo Colla, poi invece per una serie di vicende è rimasto lì, e Francesca Marchetto della Manuzzi è subentrata e lo ha pubblicato. Ecco, questo è un testo che a mio giudizio è uno dei più belli scritti da Pozza, ma non solo perché è bello in sé, per proprio dei valori assoluti letterari in sé, ma perché in un certo senso getta una luce nuova sulla sua personalità. Qui c'è Pozza che si ritrae con la consueta ritrosia nella figura di Salvatore, si prende questo pseudonimo, e praticamente è il racconto di un'amicizia a quattro, potremmo dire. L'amicizia tra Neri Pozza e un binomio singolarissimo di persone che sono distanti da lui anni luce per indole, per formazione, per temperamento, anche per stile di vita, per concezione del mondo. Cioè, tanto Pozza è operoso, combattivo, gladiatorio, instancabile, con una specie di zelo che quasi molesto, tanto appunto questi suoi due amici, Eliseo e Virgilio, sono invece neghittosi, pigri, accidiosi, stanchi, desiderosi di non fare nulla, un po' parassiti. Mi ha sempre colpito questo affetto di Pozza, questo attaccamento apparentemente ingiustificato nei confronti di nature così dissimili dalla sua. Perché l'affetto di Pozza per Eliseo, che è il nome, per così dire, d'arte di Achille Girotto, nominato qui prima da Angelo Colla. Achille Girotto è una figura singolarissima. Io ho avuto modo di conoscerne la moglie, perché questo Girotto, che è veramente un Oblomov vicentino, cioè è veramente l'uomo nato stanco. Io pensavo che
avendo io conosciuto, avendo avuto una un grande rapporto con Virgilio Scapin, chi lo ha conosciuto lo sa, era l'uomo del minimo dispendio energetico. Diceva prima Colla che, citando Pozza, che Girotto voleva fare un lavoro che ci facesse da sé. Scapin aveva creduto che fare il libraio fosse un modo elegante per riuscire a non fare niente facendo finta del contrario. Ma in realtà Girotto batte nettamente Pozza quanto a pigrizia, e ha questa mollezza, questa pigrizia di cui appunto Salvatore Pozza cerca di fare di tutto per scuoterlo, per tirarlo fuori da questi cumuli di inerzia. E in questo non si può non vedere un contrasto tra Goffredo Parise, che è il terzo, si trova sullo sfondo, non viene mai nominato, ma è il terzo pigro della compagnia. Il primo appunto è Girotto, il secondo è Virgilio Scapin e il terzo è Parise. Perché? Perché Parise, pensate un po', nel periodo in cui Pozza pubblica tutti quei libri, ha una media di 2 titoli all'anno, in pratica inventandosi scrittore, Parise comincia a tirare un po' i remi in barca. Aveva un'indole Parise che non poteva non infastidire e nello stesso tempo non incuriosire Pozza. Tanto che io sono riuscito a trovare un'intervista che Parise ha concesso alla radiotelevisione svizzera negli anni 70, cioè negli anni in cui Pozza stava lavorando di più per pubblicare, per scrivere. E sentite che cosa risponde Parise al suo intervistatore quando gli chiede i suoi progetti letterari, no? Che cosa sta elaborando? La risposta di Parise. L'intervista è stata rilasciata nella sua casetta di Ponte di Piave, dove Parise era il suo buon ritiro. Non ho tempo di scrivere, perché un po' c'è lo sci. Lo sci mi occupa molto tempo di una giornata d'inverno. Tutto autunno la caccia. Rimane l'estate. L'estate però vado a Capri. Insomma, mi rimane pochissimo tempo per scrivere e molto tempo per vivere, che è sempre pochissimo però. Quindi potete immaginare Parise, stiamo parlando di un decennio in cui non esisteva la figura dello scrittore italiano disimpegnato. Erano decenni di profonde frizioni ideologiche, di grande politicizzazione della letteratura. Parise era un'eccezione veramente a questa tendenza, a questa inclinazione. Ecco, il racconto di Eliseo e altre persone fra città e campagna dopo il 45, che cosa è? È il racconto del rapporto, del tentativo che fa Salvatore Neri Pozza di convertire all'operosità questo Eliseo Achille, persuadendolo perlomeno della necessità di lasciare scritta la propria esperienza, perché Girotto aveva fatto la guerra di Eritrea come conducente, ma si capisce benissimo perché l'ha fatta. Non l'aveva fatta per patriottismo o per colonialismo o per spirito littorio, l'aveva fatta perché gli avevano fatto intravedere che se fosse andato in Abissinia avrebbe trovato una specie di paese delle meraviglie dove avrebbe potuto tranquillamente accomodarsi senza fare più nulla. Naturalmente è stato vittima di questa propaganda e quindi gli è andata malissimo, no? Pensate che Girotto è stata una figura così importante per Pozza e probabilmente anche per l'altro suo cugino germano, cioè Virgilio Scapin. Scapin, quando era ancora in vita, ne ha fatto a sua volta l'eroe di un romanzo. Scapin aveva scritto un romanzo di cui è protagonista Girotto, che allora non si chiama Eliseo ma si chiama Edoardo, e questo romanzo è Una maschia gioventù. Molti tratti che voi troverete qui attribuiti ad Eliseo li potete proprio confrontare e completare con il ritratto che Scapin fa di questo Edoardo, per esempio il particolare citato da Colla Girotto che va a erborizzare e riconosce, no, le piante velenose da quelle commestibili, si trova per esempio citato da Scapin, che questo Girotto tenesse una salamandra che sguazzava nella vasca da bagno,
evidentemente è vero, perché si trova sia in Scapin che, scusate, che sì, sia in Scapin che in Poz. Quindi è in un certo senso la maschia gioventù una specie di negativo fotografico del racconto di Pozza, che però ha delle qualità letterarie che mancano totalmente a una maschia gioventù. La maschia gioventù non è un gran libro, cioè è un libro un po' fallito. Io cerco anche di dire qual è la ragione. Secondo me la ragione è che Scapin ha tentato, attraverso la figura di Girotto, di scrivere una specie di autobiografia, ma gli dava così fastidio identificarsi in uno uguale a lui che evidentemente l'identificazione è fallita. Mentre per Pozza no. Pozza riesce a darci un ritratto di questo Oblomo proprio perché è troppo dissimile, c'è troppa disparità, sono troppo lontani l'uno dall'altro. E credo che racconti anche, vedete che il titolo è un titolo assolutamente antiestetico, cioè Pozza non aveva per esempio la fisima di trovare i titoli un po' così flamboyant, no? Un po' a sensazione, no? Aveva questi titoli che erano quasi dichiarativi e che a noi possono non piacere, ma in realtà il titolo è interessante, perché fra città e campagna dopo il 45 cosa vuol dire? Vuol dire ecco come si viveva nel dopoguerra in un paese che non era più rurale e di regime e che non era ancora industriale e repubblicano. Lo stava diventando in quel momento, quindi un periodo potremmo dire di limbo, di sospensione, no? E si sentono queste due correnti, una ascensionale e invece una statica che tende a ristagnare, che coincidono con le due nature dei protagonisti, cioè Eliseo che non vuole saperne di andare avanti, di conoscere il nuovo ventennio, essendo scampato al ventennio successivo, scusate, al ventennio antecedente, e invece Pozza che interpreta, no, questa stagione repubblicana con l'energia, con la voglia di rinnovare che è sua caratteristica. E ne esce un ritratto curioso, vi dico perché è curioso, perché tra i due sembra che sia Eliseo a salvare Salvatore. Cioè l'impressione è che Eliseo esca vincitore da questo confronto, no? Non tanto un vincitore morale, perché questo non è molto importante, ma che abbia, come dire, un po' ragione di essere quello che è. Siccome io non posso evidentemente nel tempo che mi è concesso darvi più di un assaggio troppo cospicuo, no, di questo testo, però vi volevo dare un piccolo saggio della bellezza di questo libro. È il momento in cui Salvatore va a trovare in collina, perché Eliseo di cosa campa? Campa di rendite immobiliari che ha ricevuto in eredità dai parenti, ma che lui amministra, sapete, con quella negligenza dei gattopardi siciliani, no? Che sono pieni di possedimenti ma li lasciano marcire, no? Quindi lui sta lì seduto su una sdraio o su una sedia di vimini nel brolo della sua casetta a fare l'agricoltore in questa maniera assolutamente bucolica, contemplativa, perché proprio non fa l'agricoltore come Scapin faceva il libraio. E Salvatore va lì per scuoterlo dall'inerzia, ma poi che cosa fa? Cede al fascino affabulatorio di questo suo amico pigro, no? E lo ascolta, no? E allora sentite come si esprime Eliseo Achille parlando al suo amico. Gli amici mi domandano, diceva, che cosa me ne sto a fare quassù come uno sciocco, a guardare le colline e la pianura. La veduta mi dà una grande calma. Pensa, per 5 anni, dal campo di prigionia nel nord dell'India, non ho visto altro che la catena dell'Himalaya, monti alti più di 7.000 metri. Avevo la sensazione di essere cascato in una depressione della terra. Guardare in alto dava il capogiro. Io sono un uomo di pianura, abituato alla linea dritta dell'orizzonte, al massimo con qualche collina. Il nostro spazio non ti fa paura, senti che è fatto per la tua misura.
Di là di Altavilla c'è Tavernelle, ci sono Montebello, San Vitale, sai come sono fatti questi paesi. Invece quando ti prospetti la catena dell'Himalaya, capisci subito dal colore del cielo che ti trovi sotto gli occhi uno spazio immisurabile, perdi il senso delle proporzioni, non conti più nulla, insomma non riesci più a illuderti. Per essere qualcuno, qualche cosa, l'uomo deve avere una statura proporzionata con la terra e le case, essere vestito con dignità. In teoria qui posso mettermi a scrivere, illudendomi che le mie pagine potrebbero contare qualche cosa, anche se poi quello che ho scritto non servirà a nulla. Del resto, a che cosa dovrebbe servire? Grazie. E invece scrivere aiuta moltissimo. Tra le altre cose belle di questo racconto ci sono anche delle riflessioni, per esempio, sul tema della conoscenza e dei viaggi. Fra i due, Eliseo e Salvatore, a un certo punto si parla del perché muoversi, il tema è quello della pigrizia, vincere la pigrizia e quindi muoversi per conoscere il mondo. E una delle risposte è: perché devo muovermi, perché la gente va in giro a vedere il mondo quando in realtà non conosce Tiziano il Tintoretto vicino a casa propria, no? Quindi anche una riflessione su che cos'è davvero il viaggio e che cos'è la conoscenza. Ma c'è nella penultima pagina di questo racconto un passaggio che dice proprio del travaglio di Mary Pozza nello scrivere e nel concepire il tema del libro. Quando il libro Eliseo della sua vita non lo fa, è troppo pigro, non ci riesce. Però alla fine si conclude così. Il libro alla fine diventa una serie di idee senza radici, perché un libro è come un figlio nella pancia di sua madre. A un certo punto devi partorirlo, dargli aria, farlo respirare, altrimenti muore o muore la madre. Ecco. Abbiamo qui Francesca Marchetto che invece i libri li fa vivere, li pubblica e ha deciso di partecipare proprio al processo creativo di un libro e della costruzione di una casa editrice, e ci racconta anche come e perché ha fatto in un panorama inflazionato di case editrici, se vogliamo, ma perché c'è stata necessità di creare questa piccola nuova realtà locale. Ricordo anche che nella copertina l'editore ha scelto un'opera di Pino Buzzonato e con un bacio che ci guarda con un riguardo un po' arcigno, critico, anche con un attimo di inerzia, a rispecchiare alcune delle caratteristiche dei personaggi. Grazie Francesca. Grazie. Sì, e ci guarda anche con tanta speranza e con un bacio di Pino, che è qui presente, che a cui tributerai un applauso perché è uno dei grandi artisti vicentini. Da poco ha compiuto 80 anni, quindi complimenti. Allora, innanzitutto ringrazio Nicoletta Martelletto che ci ha invitati oggi qui in questo bellissimo palazzo e per aver organizzato questo evento. Ringrazio Angelo Colla che è stato, insomma, fautore di tutto perché ci ha proposto, Angelo in realtà ci ha proposto diversi testi di Mary Pozza, sponsorizzando particolarmente Eliseo. Eliseo. Lo ringrazio tantissimo per questa opportunità e vorrei dire anche che cosa abbiamo fatto per portare alla stampa questo libro. E in realtà il manoscritto era stato così, era ancora in una forma poco più di bozza, no? Non era finito del tutto. Diciamo, non era pronto per la stampa. Manuzio ha lavorato a ben 5 revisioni a questo testo e 3 correzioni di bozza prima di affidarlo alla tipografia che l'ha stampato.
e per questo mi sento di ringraziare moltissimo Marco Cavalli che mi ha curato l'edizione ed anche lo scrittore Alessandro Zaltron che si è prestato ad un'opera di editing molto, molto attenta e molto rispettosa, no? Dal punto di vista filologico, e editing che lui si presta a fare soltanto in alcune occasioni per la nostra casa editrice e poi per uno dei più grandi scrittori italiani che è Aldo Busi. E Manuzio nasce nel 2020, quindi la nostra è una casa editrice giovanissima e siamo nati un po' come la prima casa editrice di Mary Potts al Pellicano, in tempi di guerra potremmo dire, no? Non proprio la guerra come la seconda guerra mondiale, però di fatto il 2020 è stato un anno in cui le scuole erano chiuse, gli eventi sono stati sospesi, le fabbriche non lavoravano, la gente non c'era in giro, quindi noi ci siamo trovati con i nostri libri davanti a... c'era la paura di morire perché del virus che oggi tanto si, no, così con tanta tranquillità si parla, l'anno scorso si aveva estrema paura perché pensavamo tutti quanti di essere destinati alla morte, no? E quindi sì, siamo stati coraggiosi, Nicoletta, in questo mondo così, ma l'abbiamo fatto perché più che una casa editrice il nostro è un grande progetto civico, perché la nostra casa editrice è una casa editrice che nasce come ente no profit, un po' come l'Onlus, la Fondazione di Storia, giusto, che è un Onlus. Perché pensiamo che oggi la cultura in Italia sia come una bellissima signora, veramente molto bella, che sta tutto il giorno davanti a uno specchio ad ammirare se stessa, chiusa all'interno di un palazzo molto simile a questo, ricco di opere d'arte, di libri, di letteratura, che sforna ormai da 700 anni, lo ricorda l'anniversario di Dante, proprio di quest'anno, e che aspetta all'interno di questo palazzo degli ospiti che mancano ad arrivare, no? Un po' come Salvatore aspetta questo testo che non arriva mai da Eliseo. Ecco, allora noi crediamo che invece questa cultura, ed è il nostro augurio da giovanissima e veramente molto umile casa editrice, che però si pregia oggi con grande onore di pubblicare questo inedito dopo 35 anni di Mary Potts, che Vicenza città della cultura sia una città, una signora che apre le porte del suo palazzo e che dismessi certi abiti troppo ormai antichi e vada per le strade a raccogliere anche i cittadini e non li aspetti più, ecco, in eterno. Grazie. Grazie. Grazie a Francesca per questo contributo e anche per la mission di questa casa editrice. Adesso veniamo all'ultimo momento. Volevo dire che poi i libri sono a disposizione fuori per chi vorrà acquistarli, ci sarà poi anche una parentesi finale. E l'ultima cosa che volevo sottolineare è che questo incontro è stato organizzato con la modalità della rete. Allora, noi come Giornale di Vicenza abbiamo proprio questo obiettivo da alcuni anni a questa parte di fare rete con chiunque nel nostro territorio lavori per obiettivi di crescita della conoscenza, di relazioni umane, di conoscenza della storia del nostro territorio e dei suoi personaggi. E quindi tutte le iniziative che facciamo cerchiamo sempre siano allargate. In questo senso ci piace moltissimo mettere insieme Fondazione di Storia, Accademia, Biblioteca, Casa Editrice, perché pensiamo che sia un valore aggiunto quello di lavorare insieme. Quindi vi ringrazio di aver aderito. Adesso c'è Intimo Neri. Intimo Neri è una breve conversazione, un dialogo che Chiara Visentin, presidente della Bertoliana, avrà con Dina, Luca, Francesco Pozza e Maurizio Breganze, che ricordano il loro zio anche attraverso alcune immagini che credo che Chiara Visentin ha portato. Thank you.
Sì, vi chiamo qui se potete venire a tavola. Allora, buongiorno a tutti, io sarò breve perché è bene che parlino coloro i quali non solo hanno conosciuto ma hanno vissuto con l'infanzia, cioè i suoi familiari. Allora, prendiamo registro senza cambiarlo, nel senso che entriamo veramente nella famiglia e cerchiamo di ricordare l'infanzia attraverso quelle esperienze familiari da lui fortemente, oltretutto vissute, nonostante i tempi delle sue mille occupazioni potessero permetterglielo o non permetterglielo, oppure anche in relazione a quello che è stata anche la sua grande storia d'amore con le Alberti. Allora, perché innanzitutto la Biblioteca Bertoliana presenta oggi i nipoti di Neri Pozza? Allora, ve lo svelo subito, anche perché per noi è così motivo di grande orgoglio. Alcuni mesi fa, o sono veramente pochi, ci è arrivato dai nipoti di Neri Pozza che qui vedete, Francesca, Lino, Luca, i figli di Rino e Maurizio Breganze, il figlio di Lara, un dattilo scritto intitolato, per questo abbiamo intitolato oggi questo incontro, Intimo Neri 1999. E adesso vi farò passare delle immagini, che oltretutto senza commentare di volta in volta saranno commentate nel momento in cui continueremo a parlare, intanto voi magari fissatevele nella memoria. E arriva questo dattilo scritto dal fratello Rino Pozza, e proponendoci anche con una sorta, come dire, di modestia e di pudicizia, questo è la... vedete? Vabbè, non importa, adesso lo vedrete. Vi farò vedere appunto di la copertina, proponendoci di leggerlo e di capire effettivamente se poteva essere interessante. Ovviamente la Bertoliana, noi abbiamo iniziato a leggerlo e lo stiamo ancora leggendo, vi confesso, ed è estremamente interessante, perché è il racconto di un fratello, eccolo qui, ok, di un fratello di 14 anni di differenza, più giovane, che in diverse cartelle racconta a suo modo questo grande personaggio, che però per lui è suo fratello, e che soprattutto, considerato l'età, ecco, fate un momento locale, quando Rino aveva 20 anni, quindi era giovane, e Pozza ne aveva 34, e quindi era un uomo. E quindi c'è questa continua successione di spaccati di vita raccontati in questo dattilo scritto, che i nipoti ci hanno consegnato come copia, appunto, da inserire in quello che è il nostro archivio, grande archivio, e fondo che noi custodiamo gelosamente, di cui
parlato anche prima Angelo Colla. Allora, io adesso lo presento. Vabbè, io magari pensavo che andasse in blu, comunque sia, qui si vede molto piccolo, ma cerchiamo di farlo vedere, ma anche no, nel senso ci sono... voi vedete le immagini, poi le spiegheremo. Comunque sia, la sintesi dei capitoli, già solo, come dire, l'indice è bello corposo. Ci sono varie parti di questo testo. I capitoli sono tutti estremamente, come dire, potenti anche nel titolo stesso. Si inizia con un titolo che secondo me è fortissimo, La morte di Lara, e già questo ci fa capire proprio l'intensità e la profondità della scrittura. E poi Un fratello per amico, Una busta color arancione, La fine della guerra, Il capo genere coaro, Neri dice torna a scuola, e poi la sua vita con Neri, o anche un capitolo molto intrigante che si intitola È vero che Neri rideva, e poi anche La morte di Liliana e la morte stessa di Neri. Insomma, si arriva a completare quella che è una famiglia raccontata attraverso la storia di un uomo, e questo uomo è Neri Pozza, in uno spaccato anche generazionale molto interessante. È una sorta quasi di consuetudine, no? Per la famiglia Pozza scrivere le sue, così, insomma, i suoi ricordi familiari. Avrei iniziato con Commedia familiare Neri Pozza, quando appunto parlava del padre, dello zio Garibaldino, e proprio per questo dicevo che qui si cambia registro, perché volevo leggere brevemente una piccola nota di Natalia Ginzburg. Natalia dice: una famiglia è anche, forse soprattutto, fatta di voci che si intrecciano, è un linguaggio comprensibile solo a chi lo pratica, una rete di ricordi e di richiami. Ebbene, le persone che vedete a questo tavolo sono tutte quante delle persone anche con differenze di età interessanti, perché hanno vissuto di volta in volta vari momenti di vita di Neri Pozza, che però l'hanno vissuto nella loro gioventù. Allora, quando diceva prima Nicoletta Martelletto che quest'anno non si è riuscito, come dire, a organizzare con le scuole, ma si continuerà nei prossimi anni a ricordare Neri Pozza con i giovani, e noi riusciamo a capire oggi, attraverso le parole dei nipoti, quanto per loro ragazzini, bambini e piccolissimi, anche parlando di un accadimento quando va 3 anni e mezzo, quanto i ragazzini, avendo a che fare con questo personaggio poietrico come Neri Pozza, in qualche modo ne abbiano assorbito il suo valore, soprattutto il suo valore intrinseco di etica, ma anche di etica artistica, letteraria e di vita. Quindi io lascio la parola a loro, iniziando con Luca. Sono importanti 3 fratelli, figli di Rino, proprio perché appunto Rino è autore di questo inedito, che oltretutto conosce solo la famiglia, cioè loro se lo sono letto, rilette, poi hanno pensato, ma forse potrebbe essere interessante che qualcun altro, quindi noi come Bartoliana lo leggessimo, e poi vedremo cosa farne in futuro, perché è talmente interessante che secondo noi sarebbe utile per tutta la città, quindi condividerlo con noi, quindi lo vedremo nel prossimo futuro. Però io voglio lasciare la parola a loro, iniziando con Luca, i suoi ricordi. Luca è molto giovane, era un bambino,
quando a 6-7 anni vedeva passare nella casa dello zio veramente personaggi incredibili che di volta in volta ovviamente insomma costruivano anche la sua formazione personale e anche insomma di cultura verso una città che in quel tempo era veramente estremamente viva, molto il più delle volte anche per merito di Neri Pozza. Quindi Luca ci racconta un poco che cosa succedeva dopo gli spettacoli all'Olimpico, cosa succedeva in casa di Neri Pozza. Sì, allora il microfono va. No, devi schiacciare. Ok. Allora, grazie intanto a nome di tutta la famiglia per come da anni da sempre insomma, ricordate la figura dello zio e l'avete fatto anche per riportare la memoria di questo. Parlava dei ricordi a casa che prima si è vista la casa di Ponte San Michele, che era la casa di famiglia. Questa è la targa del poeta Bandini, che è molto bella. Potete leggere questa frase che diciamo nella terra, insomma, praticamente, e lo zio, la casa di famiglia, era all'ultimo piano. E questo era uno dei salotti sostanzialmente di Vicenza, dove dopo gli spettacoli, molto spesso all'Olimpico, andavano gli artisti, andavano a cena, probabilmente in qualche ristorante dove avevano prenotato, e poi andavano a casa di mio zio. Giustamente la dottoressa mi chiedeva, ma quello era il salotto? Credo che fosse uno dei salotti di Vicenza, perché presumo che ci fosse Villa Marzotto, ci fosse Villa Valmarana, per cui sicuramente era uno e ce n'erano altri. E qui allora mi aggancio con quello che ci raccontava mio papà. Cioè mio papà, che fino al 58 ha vissuto lì, perché poi nel 58 si è sposato, quindi ha vissuto una bella dozzina d'anni con i nonni che erano mancati, quindi mio papà era rimasto orfano intorno ai 25-26 anni, e quindi praticamente ha vissuto con mio zio. E questi personaggi, che però erano personaggi straordinari, che andavano a recitare al Teatro Olimpico, perché venivano tutti volentieri al Teatro Olimpico, perché per un attore anche famoso venire al Teatro Olimpico è un po' come per una ballerina andare all'Arena di Verona, per cui venivano tutti volentieri. E questi personaggi erano personaggi del calibro di Totò, di Edoardo De Filippo, di Vittorio Gassman, tutti personaggi straordinari, cioè lo sono ancora adesso a distanza di quasi un secolo, per cui di 80 anni, per cui ecco. E mio papà, che viveva lì, che quindi dormiva lì, ha avuto più volte l'occasione di passare delle serate con questi personaggi qua. Solo che mio papà poi, lui lavorava nei primi anni alla Pellizzari, aveva il trenino, credo, verso le 6, 5 e mezza, 6, lui si alzava alle 5 e diceva, ecco, come si fa ad andare a letto quando tu nel salotto di casa hai Totò, Edoardo De Filippo, hai Vittorio Gassman? Però diceva, io 2-3 ore dovevo dormire, perché poi loro avevano il treno il giorno dopo o l'aereo il giorno dopo, e per cui probabilmente facevano le 4 o le 5 di mattina. E poi diceva, ero tentato perché dovevo dormire 2 ore, però sentire parlare Totò in casa era, ecco. Quindi c'è questo racconto qua, mentre un racconto mio personale è questo, che poi
la figlia di Vittorio Gassman, la Paola Gassman, che ha sposato Ugo Pagliai. E Ugo Pagliai, qua vedo dall'età, probabilmente vi ricordate tutti, negli anni 70 c'erano quegli sceneggiati in bianco e nero, ovviamente, televisivi, erano i primi gialli di una specie di noir, con uno dei protagonisti era Ugo Pagliai. E io che avevo 7-8 anni, per cui ero veramente un bambino, chissà perché mi ero già appassionato a questi sceneggiati gialli, e a casa di mio zio ho conosciuto Ugo Pagliai, che, cioè, voglio dire, non riuscivo a parlare perché l'avevo visto in televisione ed era a casa di mio zio, perché poi per anni Ugo Pagliai e la Paola Gassman sono venivano anche, tornavano come faceva il papà, ecco, quindi c'è. E dopo ho rivisto Ugo Pagliai a Roma 20 anni dopo, 30 anni dopo, ecco, gli ho ricordato. Credo che Ugo Pagliai e la Paola Gassman siano venuti all'Olimpico fino a 15 anni fa, 10 anni fa, quindi sempre probabilmente nel ricordo del papà. Però volevo, prima avete parlato di processo per eresia, credo di avere il più vecchio ricordo di mio zio sul processo di eresia, perché lui con quel libro, era 1970, io avevo 6 anni, quindi ero veramente piccolino, lui è stato finalista del premio Campiello, è arrivato secondo in quell'occasione lì, perdendo per 4 punti, 5 punti, e ricordo che si lamentò anche con qualche imprecazione, perché il vincitore aveva avuto l'idea di fare delle scatolette di fiammiferi, quelle vecchie di una volta in legno, che adesso non esistono più, e nel retro di questi fiammiferi aveva messo la copertina del libro e aveva distribuito questi, in tutti i posti aveva messo questi fiammiferi, prima delle votazioni questi erano i fiammiferi, e io mi ricordo, avevo 6 anni, per cui pensate gli anni che sono passati, io mi ricordo la telecronaca che fu fatta in Rai, perché il premio Campiello veniva trasmesso su Rai 2, a quel tempo c'erano solo due canali Rai, poi non c'era altro, facevano la diretta, mi ricordo era un sabato, con mio papà, che, e noi dovevamo fare silenzio, con mio papà che scriveva, chiamavano Pozza, non mi ricordo gli altri che c'erano, e c'è stato questo testa a testa e fino in fondo, e mio zio con processo per eresia poteva vincere. E io nei mesi successivi, quando è venuto poi a casa nostra, e io gli ho fatto una domanda che per un bambino di 6 anni forse era una domanda intelligente, gli ho chiesto: zio, ma perché non scrivi libri, non scrivi solo libri? E lui mi ha detto: perché non si vive scrivendo libri. Io ne ho scritti 2 o 3 sportivi, ed è vero, guadagni qualcosina, ma non si vive scrivendo libri. E lui io gli ho fatto questa domanda qui, era processo per eresia, e quindi è questo e lui poi, vabbè, mi dispiaceva, perché a quel punto nella vetrina che era la Rai, eccetera eccetera, un'altra cosa mi ha colpito, diceva che quel telecronista Rai faceva solo una telecronaca all'anno, il premio Campiello. Quel giornalista lì, assunto dalla Rai, non faceva altro, ne faceva una all'anno, per dire altri tempi. No, ma per dire anche come, pensate, c'erano solo 2 canali, come un sabato sera la Rai dedicasse un canale per la diretta del premio Campiello, per cui quanto era poi prestigioso, insomma, essere finalista, partecipare, neanche meno vincere, insomma. No, ma è estremamente interessante. È anche intrigante questa pubblicità subliminale di colui il quale poi ha vinto, quindi magari indagherò in quell'anno, perché non mi ricordo. No, grazie per questo ricordo. Io farò un discorso più che altro
non tanto sincronico, ascoltandovi, però quindi anche non lavoriamo su una sorta di linea nel tempo, ma insomma in un ambito proprio di elettronico, quindi siamo dopo 1900, siamo nel 1981, lei ha parecchi muore, manca, e una nipote a un certo punto prende Francesca, allora quindicenne, gli viene chiesto dalla famiglia, probabilmente anche da Neri, di andare ad abitare con Neri. Diciamo che per fargli compagnia, però ecco, dobbiamo capire un po' Francesca come si è organizzata anche con il menage familiare che avevate voi due. Sì, effettivamente. A 15 anni convivere con una persona di questo calibro non è stata proprio cosa semplice, anche perché da buona quindicenne tutto avevo in mente poi che seguire un eclettico personaggio da gestire proprio in tutto e per tutto. Ho rivissuto quello che viveva mio padre, nel senso che lui era un uomo mondano. Io penso di essere andata a letto ma un'ora decente, forse una volta alla settimana. Perché? Perché poi si andava dappertutto, che per carità fosse peccato avere 14 anni, non essermela vissuta come potevo averla vissuta. Ma questa è la vita e quindi appunto Teatro Olimpico, Utughi perché arrivava a fare concerto e poi però veniva a casa perché giustamente non andava in albergo presto e quindi io arrivavo a scuola alla mattina con una sveglia che suonava per carità relativamente presto, ma alle 6:30 suonava e lui è chiaro che quando io mi lamentavo la sera dopo dicendo no, io stasera devo andare a letto, inorridiva perché avevamo da fare insieme di tutto di più, ma non era altro che una richiesta di compagnia a 360 gradi perché faceva parte in quegli anni del comitato artistico di Palazzo Grassi. A Palazzo Grassi era esposta una delle più grandi mostre di Picasso, e, oltre a farmi perdere scuola, perché chiaramente sabato mattina eravamo in stazione, ah, cosa vuoi, vieni con me, impari di più, giustamente, però così non erano molto d'accordo i miei insegnanti, che chiaramente hanno cominciato dopo un paio di mesi a dire forse la settimana di 6 mattine, non di 5. Non potevo dichiarare la verità perché non sarebbe, anzi, non sarebbe comunque stata compresa. Però io ricordo per esempio quella mostra di Picasso, perché lui andava in ufficio a Palazzo Grassi e mi diceva, vabbè, va a farti un giro. Sì, vabbè, però dopo 4 settimane di seguito che io giravo la mostra, mi lamentavo dicendo, facciamo anche dell'altro. E allora gli incoraggiamenti a dire, no, tu ricordati che una mostra più la vedi, meglio è, facciamo anche quello. Ma così vicende che porto nel cuore, tipo Harris Bar, aperitivo, Bellini, che in quegli anni era, è che io avevo 14 anni, insegnarmi ad accendere gli Havana, perché era il periodo che gli piacevano i sigari Havana, non so, c'era un amico che li portava a casa, non ho ricordi di chi fosse, ma mi ha insegnato a accendere gli Havana, bisognava accenderli in maniera parallela a quello che era all'inizio e quindi con la sua grazia che si ritrovava, erano di quelle botte nella schiena perché non imparavo velocemente ad accendere gli Havana. Però era quell'uomo che con uno sguardo riusciva comunque a trasmetterti il suo affetto, che era il suo affetto però di un uomo che non aveva mai avuto figli e che i figli che aveva così potuto vedere crescere eravamo io che ero la più piccola, ma i miei fratelli, tutti. La quotidianità, tornava dalla casa editrice, io capivo già che pomeriggio aveva avuto da come suonava il campanello, perché lui comunque suonava chiave in tasca, ma suonava il campanello e
e sentivo, faceva i piani delle scale sempre più lentamente, ma sentivo da come cominciava a affrontare le scale che serata poteva prospettarmi, perché era così, era lui, ecco. Mi ha insegnato a correggere bozze, perché mi diceva che non si poteva pensare di mangiare senza aver fatto niente, notare, non so, forse andavo a scuola, ma non era questo importante. Infatti ancora oggi io, quando ho questo piacere di mettermi magari a correggere il testo per lavoro, non mi sfugge, ma non mi poteva sfuggire niente, perché lui mi diceva: in questa pagina c'è un refuso, trovalo. E quindi erano dei belli stimoli. Posso chiedere, allora, innanzitutto la signora Francesca indossa una sciarpa che probabilmente voi, come dire, colori quali di voi, insomma, non tutto nel forza, forse la ricordano, ma soprattutto io faccio vedere un'immagine e anche altre, e mi piacerebbe che le raccontaste di questa velocità, perché stiamo parlando di nel forza scrittore e lettore, ma soprattutto è stato un pittore, sì, un artista eccesso, questi schizzi continui che venivano fatti veramente dappertutto, magari anche nel momento in cui voi familiari stavate aspettando un caffè, in attesa di un caffè, magari sopra su un pezzo di carta quando eravate al ristorante, e soprattutto velocissimi, cosa che molti anche che hanno conosciuto nei ripozzi della Rana, però molti ne hanno anche il familiare, questa mano veloce ma assolutamente incisiva. Era, insomma, interessante che, come dire, voi e molti di voi c'è ancora questo DNA artistico che è rimasto, e sia dal nonno sia anche da Neri. Però, insomma, ci raccontate un po' questo, mi dicevate che è stato schizzato la tua vendita, sì. Questi sono velocità nell'attesa di un caffè. Sì, questi sono disegni che infatti vedete che non è completato. Sicuramente sì, lui metteva la data, è una data di luglio, è scritto alla Moreietta, che è il ristorante dove capitava di andare, ma più delle volte eravamo a casa mia, perché noi eravamo tre, c'era mia mamma, mio papà, mia nonna, per cui non eravamo soliti andare. Qui probabilmente può darsi ci fosse stato anche Maurizio, non lo so. E qui probabilmente lui, con un foglio che aveva dietro, con la penna inchina che gli portava sempre nel taschino, perché lui, la giacca anche d'estate, ha probabilmente in quel quarto d'ora, in quella mezz'ora che aspettavamo prima che arrivassero i piatti, ha fatto questo disegno, e infatti si vede che non è completo. Probabilmente quello lì è il paesaggio che lui vedevamo dal tavolo della cucina, dal tavolo del ristorante dove eravamo. Quelli precedenti sicuramente invece erano stati fatti a casa. Ecco, io qui ho 17 anni e qui ho 7 anni, quindi sono a distanza. Qui sicuramente qui sono stati fatti a casa, lui veniva a casa nostra, o meglio, andavamo a prenderlo e lo portavamo, perché mio zio non ha mai avuto la patente di guida, per cui andavamo a prenderlo in macchina. E sicuramente qui questo schizzo è stato fatto probabilmente aspettando il caffè, o prima di pranzo o dopo pranzo, e mio papà poi conservava questo foglio, e io nel trasloco della casa me li sono un po' trovati, un po' li avevo già conservati, e quindi sono questi. Quindi non solo schizzi, ma anche sculture, sculturine. Dina ci racconta di quel famoso trespolo sul quale si doveva aggrappare come piccola modella. Io a 3 anni e mezzo, penso fosse quell'età, il bozzetto, quello che ho io a casa è datato 1964, quindi io sono nata nel 61, deduco di aver avuto 3 anni, 3 anni e mezzo.
e lo zio mi ha fatto questa testina che mi riprendeva, però io, una bambinetta così piccolina, mi metteva di peso in cima a questo sgabello e poi mi diceva: devi stare ferma e con una certa posizione, poi, perché lui la voleva da un'angolazione che diceva lui, quindi ferma e messa così. E io muovevo le gambe, le braccia, il bambino. No, tu devi stare ferma, se no viene male, quindi stai ferma. Ma io devo scendere? No, tu stai là. Io ho questo ricordo, questa stanza in cui lui con la creta lavorava e io che stavo là in cima ad aspettare che lui producesse questo bellissimo, perché dopo io a casa ho il bronzo, questa bellissima testina di me, piccola. Ed è uno dei più bei ricordi e penso il primo che ho di lui. 3 anni e mezzo, penso che sia proprio un ricordo strano, forse per un bambino, però un evento un po' particolare. Ecco, diciamo. È veramente come se i suoi occhi quasi fossero diventati i figli che non aveva avuto. Io volevo concludere con Maurizio, Bregan. Vedete che, come dire, anche l'età dei nipoti sono molto diverse. Maurizio, figlio di Lara, ha vissuto lo zio in modo quasi più compiuto anche. Maurizio andava, veniva per lavoro da giovane, poi tornava e spesso, per quello ho messo questa immagine, Neri, Maurizio cosa ti diceva? Che ok, tu conoscevi il mondo, però non conoscevi Vicenza come effettivamente conosceva lui. Sì. Ringrazio intanto quelli che hanno parlato fino adesso, perché ho saputo cose che non avrei saputo altrimenti. Approfitto anche per dire che mia sorella, che è mancata più giovane di me, che è mancata un paio di mesi fa, avrebbe senz'altro potuto anche lei dire qualcosa sui suoi incontri con Neri. Lei me ne ha raccontato in parte e vedo che forse le femmine erano sempre più legate a questa figura che non... A causa del lavoro che facevo, che mi portava spesso lontani dalla famiglia, quando tornavo mi aveva chiesto un incontro perché gli raccontassi che paese avevo visto, che incontri avevo fatto, se era un paese a democrazia avanzata, altrimenti no, se avevo visitato dei musei importanti. E in occasione di questi incontri con Neri, un giorno che stavo spiegandogli qualcosa, mi disse: ah, era interessante, ma conosci Vicenza? Dico: zio, sono nato, sono vissuto, l'ho girata tutti i giorni. No, ha detto, tu non conosci niente di Vicenza. Ma dico: dimmi perché. Ha detto: perché tu quando vedi Vicenza vedi cosa c'è davanti a te. Prova a alzare gli occhi e guarda Vicenza, solo la Vicenza alta, diciamo, i palazzi. Cosa che io feci perché ero curioso di sapere cosa avrebbe potuto cambiare da quello che conoscevo io di Vicenza. E la settimana dopo, per 2 domeniche, con la mia macchina fotografica, andai e, partendo dalle 8 di mattina, mi facevo 2 ore dove c'era poca gente. E
devo dire che ringraziai mio zio, dico grazie Neri, perché e mi è rimasta impressa una cosa, perché le cose che conosciamo tutti forse sono nel centro tra le mura di Vicenza, ma c'è un palazzo che si trova dopo il Ponte degli Angeli, credo, prendendo la strada per Padova, fatto un 150 metri, c'è una strada a San Domenico che gira a sinistra e c'è la strada che continua per Padova. Lì c'è un palazzo che è stato restaurato poco tempo fa. E sarà perché era fuori, sarà perché è stato l'ultimo che ho scoperto veramente andando in giro. Se non lo conoscete, andate là, spendete 5 minuti e guardatelo, perché è bello come quelli che sono in centro anche. E termino dicendo che Neri è stato sempre conosciuto per quello che avete letto, che abbiamo letto dappertutto. Ma Neri ha avuto anche dei momenti in cui, per poco tempo, per mezz'ora, è stato un bambino, come lo ero io con lui quando si giocava, come si giocava da piccoli, in mezzo alla neve, tirandosi palle di neve, facendo una lotta finché siamo caduti tutti e due, io col naso nella neve che era alta anche e lui a gambe per aria, e mi ha guardato e mi ha detto, ma sento cosa che siamo dovuto fare? Ma scherziamo? Dai, dai, muovete, muovete, che devo. Però in quella mezz'ora era quando era, non so se da piccolo avesse avuto occasione di essere piccolo, credo, cioè nessuno di noi l'ha conosciuto forse da piccolo, difficilmente lo è stato piccolo davvero, però quella volta mi è rimasto impresso come poche altre. Grazie, grazie mille. Aveva questo aggancio telefonico, nel senso che i familiari, dato che lui era chiamato al telefono tutte le ore del giorno, della notte, eccetera, eccetera, avevano un segnale per telefonargli, lui dire, facevano uno squillo, mettevano giù, mi hanno raccontato per poi richiamare e appunto mi dicevano che erano i familiari e gli amici, come dire, più cari, probabilmente anche tu Angelo, sappi che ma questa cosa del segnale, forse per quieto vivere una tantum, magari dalle 10 di sera in poi ci poteva anche stare per questo uomo che è stato veramente in continuazione richiesto, ma anche dalla città stessa, con delle sue proposte, con delle sue idee, con anche il fatto che insomma dovesse essere sempre partecipe e compartecipe non solo a livello lavorativo però anche alla vita della città. Io adesso non so se la trovo, spero di sì, perché io volevo salutarvi, ci sarebbero tante cose da dire, però non importa e non le diciamo, però volevo solo salutarvi con un'immagine, se mai la troverò, chiedo aiuto ai valenti. Perché ho portato, ieri sera Francesca Pozza mi ha mandato una immagine, uno schizzo che, come dire, potrebbe essere veramente la conclusione di questo incontro con la famiglia e anche, come dire, con un augurio, perché c'è una figura femminile che è Francesca, giovane, che in qualche modo che sorride, però c'è una data importante, la data di oggi, ed è uno schizzo, aspetta,
però... Grazie. Non sapevo, l'ho preso ancora qui. Allora, eccola qui. Questa è un'immagine che Neri nel 1981, quindi come sono sette anni prima della sua scomparsa, fa Francesca, la schizza, e guardate la data, 6/11/1981, è comunque un'immagine di una ragazza che sorride. La data è quella di oggi, però in qualche modo io penso che sia un segno di speranza e insomma ci piaceva concludere in questo modo. Anche uno dei miei tratti è il 6 novembre 81. Ecco. Evidentemente potrebbe essere stato fatto probabilmente stessi giorni. E sono tanti quegli schizzi o comunque i ricordi che hanno i nipoti e che in qualche modo ci continuano a dire, anche quasi in silenzio, di continuare a portare avanti per ricordare la ricorsa. Quindi grazie di essere stati qui, probabilmente non era così semplice insomma presentare o ricordare questo zio così potente, ingombrante, ma abbiamo sentito intimo e dolce al contempo. Quindi vi volevo ringraziare personalmente. Grazie. Allora, chiudiamo l'incontro di oggi, ci ringraziamo per aver partecipato. Il titolo era Neri Bocca e altre cose che non sappiamo, e quindi il percorso continua per noi tutti. Fuori, per chi lo desidera, c'è la possibilità di acquistare il racconto Eliseo. Grazie a tutti.